Tutor e corsisti provenienti da ogni parte del mondo per far parte di un'equipe medica guidata dal professor Francesco Inchingolo, impegnato in una 4 giorni di corso dedicata alle nuove metodiche dell'implantologia odontoiatrica, un evento altamente qualificante e professionalizzante che si inquadra nell'ambito del Master internazionale di chirurgia orale avanzata e chirurgia implantare dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari. A confronto le università di 30 stati con la presenza di 120 studenti stranieri provenienti anche da Albania, Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Libia. Un percorso di innovazione di caratura mondiale reso possibile dal grande progetto di internazionalizzazione fortemente voluto dal magnifico rettore dell'Ateneo Barese, Felice Antonio Uricchio, come evidenzia il professor Francesco Inchingolo, docente dell'Università di Bari e coordinatore del Master internazionale. Sono veramente felice perché siamo riusciti ad operare tanti pazienti e a spiegare le nuove metodiche di implantologia con la rigenerativa guidata e con i fattori di crescita da sangue periferico. Questo è stato possibile perché il professor Felice Antonio Uricchio, che è il rettore dell'Università di Bari, ha consentito un percorso di internazionalizzazione e abbiamo stretto legami e rapporti con ben 30 università e strutture che ci danno la possibilità di internazionalizzare l'Università degli Studi di Bari. A questo si aggiunge il professor Gianfranco Favia, direttore del DAI e della Clinica Odontoiatrica, che ci ospita tutti quotidianamente, consentendo a tutti di apprendere tutte le metodiche innovative con l'ausilio di tutti i colleghi della clinica odontoiatrica. La parte pratica del corso sul paziente è ospitato nello studio tranese del dottor Domenico Briguglio. Credo che i nostri colleghi medici stranieri abbiano avuto oggi veramente un saggio di quella che è l'università, l'innovazione che stiamo portando con l'Università di Bari. A far parte dell'equipe del professor Francesco Inchingolo, i colleghi Mauro Maragno da Padova, Pina Malcangi di Ruvo di Puglia, il professor Ciro Gargiulo, direttore della Human Stem Service di Saigon, appena arrivato in Italia, tornato dagli Stati Uniti dopo 25 anni. Forte della sua esperienza è proprio lui ad evidenziare come la bravura tecnica e medica dei professori italiani siano invidiati da tutto il mondo. Portiamo avanti delle metodiche che sono sostanzialmente innovative. Anche gli americani ci invidiano, tanto è vero che abbiamo appena, un mese fa, abbiamo appena concluso una super operazione di 6 ore con un nostro collaboratore che veniva dalla California e gli abbiamo impiantato un osso autologo con cellule staminali e nel giro di 2 settimane c'è. Con la TAC Combine c'è già una rigenerazione delle ossa.